Pace a te anche oggi siamo insieme e grazie siano rese al Signore per la bella occasione che ci dà di condividere la Sua parola. È una meraviglia poterci nutrire ogni giorno. Nel Vangelo ti voglio far sapere che la perseveranza è di obbligo, è come una medicina. Non so se tu prendi una medicina che il dottore ti ha detto a vita. Sono delle medicine che bisogna prenderle per tutta la vita, per mantenere l'equilibrio nella nostra vita. Ora c'è un altro reparto che è una seconda persona, chiamiamola così per non entrare in parole tecniche che è quella spirituale che ha bisogno come medicina la perseveranza nella lettura della parola del Signore nella preghiera e nell'ubbidienza a quello che comprendiamo se noi facciamo solo una di queste cose e non facciamo le altre, c'è qualcosa che non funziona. È come quelli che sanno tutto nella mente, ma non sanno fare niente. Come quelli che sanno come si nuota, ma non vanno mai in acqua. E se per caso ci vanno, annegano con tutta la conoscenza che hanno. Perciò c'è bisogno, come il Signore ci ha insegnato, e che lui parla di aver fatto discepoli e non credenti. I credenti devono essere discepoli, cioè imparare ogni giorno dal maestro e fare, è un discepolato. Come quando si va dal calzolaio per imparare a fare il calzolaio, quando si va dal fabbro per imparare a fare il fabbro. Quanto vai dal, dal dentista per imparare a mettere i denti? Se lo sai solo e non li metti non funziona. Ebbene, prima che andiamo avanti hai capito molto bene, molto semplice quello che diciamo. Se vuoi crescere nella fede devi avere la costanza, la perseveranza, perché man mano si forma quella che è il piano e la volontà di Dio nella nostra vita. È come un computer che compri vuoto, se non ci metti dentro tutte le cose che vuoi fare con un programma, lo troverai sempre vuoto. Certo, direi alle persone che hai un grande computer, magari di ultima generazione, l'ultima che è uscita. Però se non c'è niente dentro, fai solo brutta figura, perché quando vuoi far vedere che cosa puoi fare con quel computer, non puoi fare niente. Così è la nostra vita spirituale. Sorelle, fratelli, comprendiamo bene queste cose. Bisogna mettersi all'opera proprio seriamente. Prima che andiamo avanti cantiamo un bel canto. 743 che dice degno e l'agnello, degno e l'agnello. Cantiamolo insieme questo bel canto. E 743, se non hai il libro dei cantici, richiedicelo te lo mandiamo così canti anche quando non siamo in onda. Degno e l'agnello, cantiamolo insieme. Ci puoi seguire su YouTube, ci puoi seguire su Facebook, ci puoi seguire su Instagram, ci puoi seguire su Telegram, su Twitch, basta mettere Parole di Vita TV. Seguici e condividilo in modo che possiamo nutrirci della parola del Signore. Degno è l'agnello. Penso che qualche volta hai sentito dire che nel cielo tutti adorano l'agnello. Oh gloria al Signore. Ma sai perché? Gesù Cristo è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo e per la sua opera, pensa per un attimo, è venuto come Dio in altra forma per nascere come noi vivere una vita santa che adamo non c'è riuscito è passato per la stessa trafila con la tentazione poi ha dato volontariamente la sua vita per riprenderla poi ma che cosa vuol dire tutto questo vuol dire che ha formato una nuova, un nuovo mondo, una nuova generazione di esseri umani salvati e preparati per il regno di Dio. Perché se no noi non avevamo possibilità di, e di poter entrare in comunione con Dio e di avere la vita eterna. E lui, è arrivato nella pienezza dei tempi, dice la sacra parola di Dio, cioè a metà della storia, per quelli che erano prima, offrivano dei sacrifici simbolicamente per essere perdonati, per coprire il peccato. E per noi? Quelli di prima guardavano verso la croce, noi guardiamo verso la croce e indietro. E questa opera del Figlio di Dio: tutti i salvati che saranno nel cielo per l'eternità con Dio sono salvati per i meriti di Gesù Cristo, cioè Egli è il capofila è il riproduttore di un nuovo ordine di vita spirituale. Attraverso il flusso dello spirito che fluisce attraverso di lui che ha fatto questa opera di sostituzione, noi siamo salvati. Infatti nell'Apocalisse dice chi sono questi? Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. In un mondo dove veniamo tribolati, noi credenti in Cristo, ma c'è salvezza eterna attraverso questo capitano dell'esercito dell'Eterno che è venuto sul pianeta Terra per venirci a liberare, non è venuto a fare un po' di propaganda, non è venuto in un modo come ce l'aspettavamo, è venuto in un modo semplice. E sai chi è che va nel cielo? Egli ritorna per tutti quelli che lo aspettano. C'è tanta gente che non lo aspetta, pure credenti nominali che vanno in chiesa, tornano, vanno, vengono, ma non aspettano il ritorno del Signore. Mentre coloro che sono in giusta armonia attraverso lo Spirito Santo sono coloro che lo aspettano. Infatti la parola del Signore dice, egli ritornerà per coloro che lo aspettano. Non so se tu lo stai aspettando o meno se vivi solo la tua vita cristiana formale mm, credo che hai bisogno di una nuova rivelazione perché se vivi la tua vita cristiana formale ti manca sicuramente l'olio dello Spirito Santo certo che sarai come le cinque vergini di San Vedute. Ma aspettavano anche loro, però nel momento che lo sposo è arrivato la porta era chiusa e non potevano entrare. Vedi, queste semplici parabole ci aiutano a comprendere l'importanza del nostro rapporto spirituale con Dio. Ebbene. Andiamo avanti, questa mattina ancora. Vogliamo guardare l'inizio dei due regni dove è cominciato il regno di Satana e il regno di Dio. Sono solo due. Non esiste dall'altra parte il purgatorio. Questa è una grande frode colossale della Chiesa romana. Non dico cattolica perché cattolica vuol dire universale. La Chiesa di Gesù Cristo è cattolica, cioè universale. Mentre quella è un'altra setta che si chiama romana. È frazionata anche quella. Non sono le chiese che vanno nel cielo, sono coloro che vengono lavati dal sangue dell'agnello purificati e con perseveranza continuiamo in questa nuova vita dello Spirito che viene azionata dallo Spirito Santo che porta una rinascita spirituale nella nostra vita. Gloria sia resa a Dio. Preghiamo insieme che lo Spirito Santo questa mattina possa parlare al nostro cuore. Prega insieme con me, chiudi gli occhi e apriamo il cuore per chiedere un intervento dello Spirito Santo che porti luce al nostro cuore. Signore, veniamo a te insieme di pari sentimento e ti chiediamo che per lo Spirito Santo tu questa mattina possa parlare al nostro cuore. Te lo chiediamo insieme. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 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 Guardiamo l'origine dei due regni: due regni, l'inizio dei due regni, quello materialista e, e quello spirituale. Ebbene, anche la parte di Satana parlano di un nuovo ordine. Infatti il primo nuovo ordine è stato fatto da Dio per mezzo di Gesù Cristo, attraverso la nuova nascita, un nuovo ordine di vita. Avverrà, dice il profeta Ezechiele, Isaia, Geremia, che io scriverò le mie leggi nei loro cuori, nel nuovo patto. Nel nuovo ordine e poi si prolunga per l'eternità nel cielo, mentre il diavolo, con duemila anni di ritardo, ha pensato anche lui di fare un nuovo ordine di un poco di satanisti che si sono messi insieme, hanno un poco di soldi e cercano di mettere un nuovo ordine distruggendo buona parte dell'umanità e credo che questo virus sia proprio stato originato da questi malviventi, li possiamo chiamare, che hanno cercato di mettere insieme la loro astuzia per distruggere una parte della società, dell'umanità. E portare disastri, perché il diavolo agisce attraverso i suoi emissari e diabolici che non sanno dormire se non fanno il male. Stanno male quando non portano danno. E questo è, è l'altro regno, il regno di Satana. L'inizio dei due regni. Leggiamo insieme in Genesi capitolo 3 verso 1. Dice così, il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna, come Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? Satana era un arcangelo, decaduto, è un arcangelo decaduto, aveva preso possesso del corpo di un serpente nella sua forma originale che non strisciava, il serpente aveva le gambe, camminava. La sua origine abbiamo un aspetto. Che ne parla in Isaia ed anche in Ezechiele, suo aspetto all'origine, e lo vogliamo leggere. In Ezechiele, capitolo 28, dal verso 11 leggiamo fino al verso 15, così abbiamo chiaro in mente le origini di questa mala bestia che, come tale viene descritta nella Genesi ed è un animale viscido, un animale che fa schifo, un animale che non sa camminare dritto, è un animale che peggio non si può trovare, senza ragione, sa solamente fare del male. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo pronuncia un lamento sul re di Tiro e digli, così parla il Signore Dio, tu mettevi il sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta. Questa era la sua posizione prima, eri in Eden. E infatti lì tentò Adamo ed Eva, Ad Eva e Adamo. Il giardino di Dio. E ricoperto di ogni tipo di pre pietre preziose, adornato, rubini, topazzi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburi e flauti erano al tuo servizio: preparati il giorno che fosti creato. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Ti avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. È questo. Lo mise fuori gioco. Fu scacciato dal, dal paradiso e, insieme con un sacco di angeli decaduti, formò un'altra organizzazione contro di Dio. E, dato che nell'uomo c'era la presenza di Dio, era immagine di Dio, volle trasferire. La sua dimora nel cuore degli uomini. Leggiamo insieme in Genesi 3,14, che ci aiuta a comprendere quello che dice la parola del Signore. Allora Dio il Signore disse al serpente: Poiché hai fatto questo, sarai maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche tu camminerai sul tuo ventre, prima non camminava così, e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Il bestiame era tutto il resto della creazione, furono maledetti. A causa della disubbidienza di Adamo ed Eva, ma il serpente fu maledetto in modo speciale, essendo obbligato a strisciare sul vento. Probabilmente prima di questa maledizione possedeva delle zampe. Ora i serpenti rappresentano tutto ciò che è odioso, disgustoso e spregevole. Sono marchiati da infamia ed evitati con timore. Quando lo vediamo ci fa senso. Buona parte delle persone sognano molto i serpenti. Proprio perché questa brutta bestia occupa molte volte, vuole occupare la nostra mente. Hai sognato serpenti? Come mai non sogni il leone? Come mai non sogni le mucche? Oh? Perché sogni i serpenti? Perché questa mala bestia non si ferma di voler dimorare nella nostra mente anche quando dormiamo. Guarda che questo è un fenomeno straordinario e soprannaturale. Perché questa mala bestia senza corpo vuole dimorare nel nostro corpo vuole agire nella nostra mente e se non vigiliamo penetra nel nostro cuore. Nella nostra mente non possiamo farne a meno perché è come se fosse aperta a lui. Quello che possiamo fare però è chiudere il nostro cuore, di non accettare quello che ci dice nella testa. Perché quando l'accettiamo col cuore, ha il seme del peccato che genera nel nostro cuore, ha il veleno che ci separa da Dio. Come il veleno ci separa dai viventi sul pianeta Terra, ci fa morire, così quando riceviamo col cuore, nel nostro cuore. Quello che viene dal diavolo, dalla nostra mente, lo passa nel nostro cuore, veniamo intaccati. La tentazione non è peccato. Quando lo riceviamo nel nostro cuore, diventa peccato. Lui non può entrare nel nostro cuore senza il nostro permesso. Infatti non può entrare neppure Gesù, perché Cristo glorificato nell'Apocalisse dice io sto alla porta del cuore busso, se qualcuno mi apre io entro, ricordati che tu sei padrone, padrona del tuo cuore. Lui non può entrare e lui non sa i segreti del tuo cuore, Dio sì. Perciò dobbiamo curare il nostro cuore. Il cuore non è questo che batte, secondo la parola del Signore: è il centro dove ci sono le nostre emozioni, la nostra concentrazione di conoscenza, di sapere, dove sorgono i sentimenti più profondi del nostro essere. Qualcuno dice che. So sopra lo stomaco qualcuno dice che è sotto il ventre nel, nel grembo beh non è stato ancora scoperto però quando prendi la paura e ti fa un colpo qui vuol dire che lì c'è un debole ci deve essere qualcosa molto importante leggiamo nel verso 15 che ci aiuta ancora a comprendere meglio quello che stiamo dicendo io porrò in amicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Dopo aver maledetto il serpente fisico, Dio si rivolse al serpente spirituale. Non lo disse al serpente fisico quest'altra parte. La parte fisica gli disse che non camminava più in piedi, camminava strisciando, ora c'è la parte spirituale, quella invisibile. Il seduttore bugiardo, Satana, e lo maledisse, cioè gli riversò addosso un giudizio. Questo è maledizione. Cosa disse? Ti schiaccerai il capo e tu le ferirai il calcagno, cioè la progenie di Eva senza l'intervento dell'uomo. Un nuovo uomo che nasce non prodotto dal seme umano ma prodotto da Dio. Mentre il primo era fatto di terra, il secondo Nasce da Dio in una vergine per schiacciare il capo, il serpente, quando gli schiacci il capo, è l'unico modo per ucciderlo. Perché se lo taglia a metà, vive ancora e morde ancora. Questo proto Evangelo annunciava la battaglia ed il suo esito tra la. Tua progenie, quella di Satana, gli increduli, che sono chiamati figli del diavolo in Giovanni 8,44, è la progenie di lei, cioè Cristo uno dei discendenti di Eva e coloro che sono in lui. Come dire, noi spiritualmente siamo come partoriti da Cristo. Il flusso dello Spirito di Dio viene attraverso di Cristo. Lui salverà, Lui battezzerà nello Spirito Santo, perciò dobbiamo andare a Lui per le cose del regno dello Spirito. Nel bel mezzo della maledizione brilla un messaggio di speranza, la progenie della donna e Cristo, colui che un giorno sconfiggerà il serpente. Questo guardavano tutti quelli prima di Cristo, che doveva venire il Messia per compiere questa grande opera. Satana potrà solo ferire il calcagno, cioè di Cristo, farlo soffrire un poco. Infatti soffrì un poco fino ad essere crocifisso e crocifisse il corpo di peccato, quello naturale, ma quello spirituale, non poté distruggerlo, perché nel momento che rese lo spirito, che era lo spirito di, di Cristo, lo cedette nelle mani di Dio, Dio lo fece risuscitare. Mentre Cristo schiacciava il capo di Satana, in altre parole, lo distruggerà con un colpo fatale, cioè Cristo ha riprodotto la vita di Dio nella nostra vita e con la sua venuta abbiamo comunione con Dio, salvati per l'eternità attraverso il suo sangue. Nel sangue contiene la vita, vuol dire la vita di Cristo che si riversa nella nostra vita. Nei reparti spirituali e fluisce nella nostra vita come il sangue naturale, che per mezzo del sangue, la circolazione del sangue nelle nostre vene noi siamo viventi, così per mezzo della circolazione dello Spirito Santo nel nostro reparto spirituale noi abbiamo la vita di Dio, lo Spirito Santo di Dio che è Dio. Paolo in un brano che richiama alla mente il presente verso Incoraggia in questo modo i credenti di Roma nel dire il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. Cioè noi abbiamo l'autorità di schiacciare la testa del serpente nel nome di Gesù Cristo. Questa è la fede. Come Davide nel nome del Dio degli eserciti poter tritare e tagliare la testa del gigante Goliath. Perciò ci dobbiamo fortificare nella fede. Noi credenti dobbiamo essere coscienti che partecipiamo all'annientamento di Satana, poiché insieme con il nostro Salvatore e grazie all'opera da Lui compiuta sulla croce, anche noi siamo progenie della donna. non solo figli di Abramo, ma figli della nuova vita di Cristo, perché siamo nati di nuovo. Questa è un'opera grandiosa, questo è un nuovo ordine di vita, questa è la vita di Dio, la vita eterna. Per altri aspetti, noi siamo dichiaratamente contro Satana perché siamo i figli di Dio, mentre gli increduli che hanno la mente velata alle cose di Dio sono i figli del diavolo. Agiscono così, si muovono così, però noi siamo chiamati a portare la testimonianza perché il Signore li possa salvare. E quando un peccatore va al Signore, lui lo perdona, lo rinnova, gli cambia il cuore e gli dice: Ti perdono, va e non peccare più. E se pecchi, vieni e ti perdono ancora. Oh, quanto è buono il Salvatore Gesù! Quando va a lui un povero peccatore e lo perdona. Egli cambia il cuore, egli dice ti perdono, va e non beccar mai più. Non è che noi non pecchiamo mai, ma non continuiamo a voler vivere in quella schifezza del peccato. Ci dà fastidio, vogliamo restare puliti. Non è che non pecchiamo più, perché non siamo puri. Ma vogliamo essere subito lavati. Andiamo al Signore, confessiamo di esserci sporcati e invochiamo il sangue di Cristo che ci purifica. Ogni giorno noi credenti dobbiamo esercitare questo. Ricordi Pietro quando Gesù gli voleva lavare i piedi? Disse lavami tutto allora quando comprese. No, siete già lavati. Dovete lavare ogni giorno quello che si attacca. Noi dobbiamo confessare e invocare il sangue di Cristo che ci lavi. Leggiamo insieme i numeri capitolo 21 verso 7 come simbolicamente Dio già preparava il suo popolo di ciò che doveva accadere attraverso il Messia che doveva venire. Il popolo venne a Mosè e disse, abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. Questo è un grande esempio che ci serve. Ascolta bene perché è importante. Il popolo venne da Mosè. E disse abbiamo peccato. Quando il popolo si accorse, Dio prese il provvedimento. Quando noi pecchiamo, non dobbiamo andare da Mosè, dobbiamo andare da Gesù Cristo, perché Mosè portò la legge, Gesù Cristo ha portato la grazia. Abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore. Quando noi pecchiamo... Quando il popolo riconosce di avere peccato, Dio interviene. È la prima volta che chiede l'intercessione di un mediatore. Il popolo è la prima volta che chiede a Mosè di intercedere per loro. Leggiamo nel verso 8. Ricorda questo passo. Quando noi pecchiamo e andiamo al Signore, chiedendo al Signore Gesù Cristo, nostro mediatore, di voler essere perdonati e riavere la vita in noi, questa è una scena che Dio preparava il popolo per far comprendere pure a noi. Comprendevano loro e comprendiamo noi. Il Signore disse a Mosè: forgiati un serpente velenoso e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà morso, se lo guarderà, resterà in vita. Il serpente, il peccato, Satana, inizia la tipologia della croce per far comprendere che qualcosa stava davanti nel tempo. 1500 anni prima il Signore preparava le persone per comprendere la croce quando Cristo veniva immolato per schiacciare la testa del serpente. Il serpente, il peccato, Satana inizia la tipologia della croce, non sarà Mosè che sarà il mediatore, ma Gesù. Guardiamo Gesù che sapeva, perché era presente con il popolo nell'antico patto, cosa dice con Nicodemo nel capitolo 3 verso 14 di Giovanni. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. In parole diverse Gesù sta dicendo a questo studioso della Bibbia, della parola di Dio, Ascolta Nicodemo, tu conosci bene la storia, come Mosè innalzò il serpente di rame nel deserto, così io, io, dice Gesù, sarò innalzato sopra la croce. Che come le persone guardavano a quel serpente con intensità, per ricevere la vita che doveva ritornare nella loro vita, così Nicodemo, e questa mattina lo dice a me e a te: quando guarderanno a me con il desiderio di riavere la vita nella loro vita, la vita spirituale, io darò loro la vita. E come Mosè alzò il serpente nel deserto, Così bisogna che il figliuolo dell'uomo sia innalzato. Continuiamo a leggere quello che successe nei numeri, capitolo 21, verso 9. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta. E avveniva che, guarda questo, questo è l'esempio di quando noi andiamo a Cristo. Che quando un serpente mordeva qualcuno, quando Satana ti porta a tentare e commetti il peccato che penetra nel tuo cuore, che porta alla morte spirituale, la stessa cosa, se questi guardava il serpente di bronzo restava in vita. Quando penetra nella tua vita, nel tuo cuore, il peccato e tu vai a Cristo e lo guardi con l'intento di voler ricevere il perdono da lui accade che tu riavrai comunione con Dio, la vita spirituale. Un serpente di rame Coloro che volevano guarire e vivere dovevano fissare lo sguardo sul serpente con un preciso atto di volontà. Lo abbiamo letto, cosa dice Gesù di lui? Così quando mi guarda a me Nicodemo, l'umanità, io sono alzato come in mezzo al campo del popolo di Dio che erano 3 milioni di persone, chiunque guardava, così in questo mondo chiunque guarda il Signore Gesù Cristo riceve la vita di Dio nella propria vita, la vita spirituale. Il ricorso tipologico a tale episodio lo abbiamo letto. In Giovanni capitolo 3 verso 14. Ma per comprendere bene leggiamo anche il verso 15. Noi abbiamo il tempo, è importante che noi comprendiamo da dove fluisce la vita spirituale nella nostra vita, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Cosa fece il serpente di rame? Chi guardava intento a quel serpente di rame cominciava a fluire la vita un'altra volta dentro di loro. Quando tu e io guardiamo al serpente di rame nel deserto e crediamo, nel, nel, quando guardiamo al Signore Gesù Cristo e crediamo, abbiamo la vita eterna. Uguale come è successo lì, avevano la vita naturale, noi abbiamo la vita spirituale. Hai capito bene? Quando tu vai al Signore, vedrai come il Signore opera nella tua vita. Te lo voglio rileggere: coloro che volevano guarire e vivere, dovevano fissare lo sguardo sul serpente con, pre con un preciso atto di volontà. Se tu in questo momento vai al Signore, andiamo al Signore con tutto il cuore, al Calvario, come hai sentito dire più volte, con l'intento di voler ricevere il perdono e la vita spirituale nella tua vita, questo cambia la tua vita. Questa è l'entrata nel regno dei cieli. In preparazione non è che andiamo come no. Nel cielo comincia la nuova vita dello Spirito. È un modo da farci comprendere in pratica come dobbiamo andare a Gesù. In Genesi capitolo 3 qui, verso 15 vediamo un poco cosa è successo. Io porrò in nemicizia fra te. E la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei, questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Fra la progenie della donna, quella naturale che si lascia sopraffare da Satana il peccato che penetra nel cuore è la progenie della donna senza l'intervento dell'uomo è la nuova generazione il nuovo ordine della vita di Dio nella vita dei credenti che dopo duemila anni il nuovo ordine lo vuole fare qualche uomo indiavolato per distruggere l'umanità queste due parti non andranno mai d'accordo. Gesù, il figlio di Dio, Dio in altra forma, con i suoi contemporanei, Gesù li dichiara di essere, quella categoria, figli del diavolo. In Giovanni 8,44, ecco qua che si distinguono. Tu, sorella cara, fratello caro, mentre viviamo in questo mondo, non devi mai pensare che non avrai un combattimento, perché noi viviamo in un mondo dove è sottoposto alle astuzie di Satana e quelli che non sono nati di nuovo sono coloro che non credono. E non solo non credono, ma agiscono secondo la parte diabolica, sono figli del diavolo. Tu nel momento che ricevi Cristo nella tua vita, sei un figlio di Dio, una figlia di Dio, cominci ad operare esattamente in contrasto con quello, come la luce e le tenebre, che non possono andare d'accordo. La luce più forte delle tenebre, ma noi dobbiamo alimentarci dalla luce, da Cristo che è la luce del mondo. E la sua progenie. Cristo è la progenie della donna, perché è discendente da Eva, di Eva. Per mezzo di Maria, lo Spirito Santo che è Dio, <coughs> è nato il secondo Adamo. <coughs> il secondo Adamo ha il potere di essere spirito vivificante. È lui che vivifica la vita, di mantiene l'energia della vita di Dio nella nostra vita. In 1 Corinzi 15, 45 dice Egli secondo Adamo è spirito vivificante, cioè quando noi andiamo a lui si manifesta il potere della luce di Dio, dello spirito di Dio nella nostra vita. Perciò è importante come cristiano, Cristo cristiano, che tu non devi andare in altre direzioni, perché sono strade chiuse. Tutte le altre direzioni sono state inventate da Satana per farti perdere l'occasione di incontrare Dio per mezzo di Gesù Cristo. Così anche sta scritto: il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, la parte animale, che resta sottoterra e se ne torna un'altra volta. L'ultimo Adamo. Non ce ne saranno mai più, perciò dice l'ultimo, è spirito vivificante. Ogni volta che andiamo a Lui, i riflessi della, della luce divina penetrano nella nostra vita e cambiano la nostra anima, il nostro essere, il nostro cuore, le nostre attitudini, il nostro modo di pensare e di agire. Non come Adamo dalla terra, ma come dallo spirito. Leggiamo insieme in Luca 1.35 la nascita del Messia, il Re dei Giudei diventato il Re dei Re, il Re delle Nazioni. L'angelo le rispose, lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà l'ombra sua, perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo Figlio di Dio. Egli è il re del regno, del nuovo regno dei cieli. Giovanni Battista annuncia la sua venuta, leggiamo insieme in Matteo capitolo 3 verso 1 e 2. Guarda, questo è molto importante, qui c'è la base della nostra salvezza, della tua e della mia salvezza. In quei giorni, quando Gesù è venuto, venne Giovanni il Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva, verso 2, ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Perché era vicino? Perché Gesù è il re del regno. La sua presenza in mezzo a noi, in mezzo a quelli che erano con Giovanni, ma anche in mezzo a noi come umanità. Egli è il, il re del regno. Noi viviamo nella Repubblica, non comprendiamo bene queste cose. Ma un Re ha il dominio e governa tutto. Il regno dei cieli è vicino. Come bisogna fare per entrare in questo regno? Ravvedetevi e porre la fede in Gesù che è venuto. Ravedersi vuol dire stiamo andando nella strada sbagliata. Qualcuno ci avvisa che quella è la strada sbagliata, noi facciamo dietro fronte. La parola del Signore ci avvisa che noi stiamo andando nella strada sbagliata. Dobbiamo tornare a Dio. Nel momento che noi torniamo a Dio, Vuol dire che noi ci ravvediamo, cominciamo a muoverci nelle direttive che ci vengono date dalla parola del Signore. Questo è un vero ritorno a Dio. Non c'è un'iscrizione speciale, come si dice, scriviti nella mia chiesa. No. no, 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 no. È un atto divino che opera nella tua vita, nella mia vita. Un po' di giorni dopo, Gesù. Comincia lui a predicare. Vediamo che tipo di registro porta, come ci dobbiamo scrivere per far parte del regno dei cieli, per essere scritti nel libro della vita, un nuovo libro che nell'Apocalisse nessuno lo può aprire. Lo può aprire lui perché a lui gli è costato di lasciare la gloria venire come Dio in mezzo a noi, in altra forma, prendere forma umana e per salvare noi. Leggiamo insieme che tipo di iscrizione dobbiamo fare. Nel capitolo 4 di Matteo, verso 17, Gesù comincia a propagare che si possono iscrivere in questo nuovo regno, come Leggiamo. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire quello che diceva Giovanni. Ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Cioè siamo a un passo, basta guardare a Cristo sulla croce e siamo già dentro con tutto il cuore. Che attraverso il ravvedimento e fede nel sacrificio di Cristo come abbiamo letto in Giovanni 3.14 che dice, come fu innalzato il serpente di rame nel deserto, così sarò innalzato io, dice Cristo, quando guardate a me, io faccio un'opera potente nella vostra vita. Entrare in questo nuovo regno, Gesù dice che bisogna nascere di nuovo. E questo? Lo fa lui. Leggiamo insieme qualche verso precedente dove Gesù dice che io sono come il serpente di rame che devo essere inchiodato sopra la croce. Leggiamo in Giovanni capitolo 3 verso 3. Ora qui c'è un grande studioso della Bibbia che ha tutta la cultura. Ma cosa notiamo? che la cultura non ci porta nel cielo, l'intelligenza non ci porta nel cielo, ci vuole un cambiamento radicale prodotto dallo Spirito Santo. Gesù gli rispose a questo grande intelligente, in verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno dei cieli. Non basta la cultura, ma dobbiamo nascere di nuovo. Leggiamo il verso 4 e 5, così comprendiamo meglio perché questo è attuale per te e per me, questo è il messaggio del Vangelo. Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è già vecchio? Puoi entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Leggiamo nel verso 5, Gesù ci risponde, in verità, in verità. La verità di Dio è che, ti dico, che se uno non è nato di acqua e di spirito, cioè... Di un lavacro spirituale l'acqua, Giovanni Battista battezzava il ravvedimento. Se non c'è un vero ravvedimento radicale nella nostra vita, lo Spirito Santo non può agire nella nostra vita, non può entrare nel Regno di Dio. Questa è l'entrata. Nel nuovo ordine del regno dei cieli, del regno di Dio, in preparazione per questo è il nuovo ordine di Dio, tutti gli altri nuovi ordini sono satanici e demoniaci. Il nuovo regno comporta nuovo cielo e nuova terra, dove giustizia abita, un trasferimento spirituale. Inizia nel nostro corpo, nella nostra vita, e si protende fin nell'eternità. Perché quando lasceremo questo mondo saremo trasformati per vivere nel nuovo cielo e nuova terra. Leggiamolo insieme in Secondo Pietro, capitolo 3, verso 13. Gloria sia resa a Dio. Secondo Pietro. 3.13 che dice, ma secondo la sua promessa, questa è la promessa di Dio, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia, nel quale Gesù stesso viene a prenderci. Leggiamo in primo Tessalonicesi, capitolo 4, verso 16 e 17. Perché il Signore stesso, con ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Questo è il nuovo ordine del nuovo mondo di Dio. Il nuovo ordine dei satanisti non sarà altro che distruzione, è in preparazione. Infatti queste grandi riunioni che fanno ogni anno parlano proprio di questo. Hanno scelto la Svizzera a Davos e ogni anno quelli che si chiamano i grandi della terra fanno questa programmazione ma è una programmazione di distruzione questa è la perfetta opposizione ai cristiani e saranno loro che studieranno e azioneranno e cambieranno le leggi e il modo di vivere da quello che è il piano di Dio questi sono i nemici di tutti i cristiani che ci sono nel mondo. E l'altra parte è quello del regno di Satana che usa questi uomini tra i più grandi, perché con le loro invenzioni e con la scienza naturale vogliono formare un nuovo uomo, una nuova umanità che non ci riusciranno, perché tutte le volte che noi pensiamo di superare Dio, facciamo un grande danno a noi e a quelli che sono insieme con noi. Però noi siamo oggi proprio ad una scelta tanto vicina che manco lo immaginiamo. Però, fratelli, Sorelle, il Signore ci parla in un modo chiaro nella Sua parola, è tutto già scritto. Noi stiamo vedendo solo gli eventi. Perciò dobbiamo alzare il capo, cioè svegliarci. Satana avanza, ma qualche volta è colpa nostra della Chiesa, perché se Satana avanza, vuol dire che noi ci stiamo addormentando. Svegliamoci, mettiamoci all'opera. Il Signore ci parla, noi dobbiamo metterci all'opera. Ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere perseveranti nella via del Signore. Dobbiamo combattere per la nostra santissima fede. E un altro compito ci è stato assegnato, di predicare l'Evangelo. Perché se le persone non conoscono l'Evangelo, di che cosa si nutrono? Delle bugie di Satana. Se oggi oh, gli atei sono nelle università che fanno scuola, che cosa insegnano? Che Dio non esiste. Noi non dobbiamo dormire, noi siamo chiamati a predicare il Vangelo. A corto raggio, a medio raggio, a lungo raggio, noi dobbiamo portare la predicazione, far conoscere il Vangelo a tutte le nazioni. Questo stiamo facendo. Dio ci ha chiamato a questo e noi non ci fermiamo. Mettiti insieme con noi. Noi non vogliamo formare una nuova religione, una nuova denominazione, no. Il mondo è la nostra parrocchia per annunciare il Vangelo, semplice così com'è, come lo ascolti e lo comprendi. Vai al Signore, andiamo al Signore e mettiamoci all'opera, perché il ritorno del Signore è più vicino di quando noi possiamo pensare. I tempi sono maturi, torniamo al Signore, vogliamo pregare insieme? Ringraziamolo. Chiudi gli occhi e apri il cuore. Signore, ti ringraziamo per la Tua parola. Spirito Santo, mentre io mi fermo, tu continui a parlare in lungo e in largo. Sviluppa tu stesso nella mente dei tuoi figli quello che tu hai detto e quello che tu vuoi dire. Te lo chiediamo, Dio, tutti insieme, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Prendi nota dove abbiamo letto e vai a rileggere questi versi. Fai una bella foto sulla televisione. Genesi 3, 1. Molto semplice, trovi tutto nella Bibbia. Ezechiele 28 da 11 a 15. Genesi 3, 14 e 15. Numeri 21, 7 e 8. Mettici pure 9. Giovanni 3,14, Numeri 21, 9, ah, c'è già sotto, lascia così. Genesi 3,15, Giovanni 8,44. Primo Corinzi 15,45. Luca 1,35. Matteo 3,1 e 2. Matteo 4,17. Giovanni 3,14. Giovanni 3,3 3 a 5. Secondo Pietro 3:13, Primo Tessalonicesi 4:16-17. Ti voglio ricordare una cosa, se per caso hai dimenticato di avere il calendario. Se non ce l'hai e lo vuoi ordinare, te ne mandiamo due gratuitamente. Uno per te, uno per un tuo amico. Gratuitamente telefona al numero in sovraimpressione. Non restare senza l'occasione di leggere ogni giorno una piccola porzione della parola del Signore. Tu e la tua famiglia lo leggete insieme. E per qualche tuo amico telefona subito o più tardi allo 0975 37 2210 oppure a info chiocciolaparoledivita.org, oppure lo puoi ordinare su www.paroledivita.org. Non farti mancare la possibilità di leggere ogni giorno un breve foglietto della parola del Signore. Ordinalo subito e Dio ti benedica. Ci vediamo questa sera per le ore 20 per il culto di adorazione e insieme continuiamo ad innalzare l'agnello che ci ha salvato. Non dice l'agnello, è Gesù l'agnello. L'agnello è figurativo, è Gesù Cristo che per la sua umiltà viene chiamato la figura dell'agnello che si è fatto fare tutto per amor nostro. Dio ti benedica, ci vediamo stasera, Dio piacendo alle ore 20 per il culto di adorazione, con qualche ospite che abbiamo insieme. Dio ti benedica, pace e buona giornata.